Ragazzi, oggi voglio parlarvi di un tool su Lightroom che è sicuramente quel tool che vi permette di dare un boost alle vostre foto enorme e che mi rendo conto che tante persone non sanno utilizzare perché molti di voi mi avete chiesto di spiegarvi il funzionamento. Oggi vi parlo del color grading su Lightroom. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale. Oggi, come avete sentito dall'intro, parliamo del tool di color grading su Lightroom e vi voglio spiegare effettivamente come funziona e soprattutto quando utilizzarlo. È un tool molto potente, è un tool che vi permette effettivamente di dare un boost notevole ai vostri scatti, per cui non perdiamo tempo in chiacchiere perché c'è poco altro da aggiungere se non spiegarvi effettivamente il funzionamento. Quindi andiamo su Lightroom e, come state vedendo, per spiegarvi il funzionamento di questo tool utilizzerò questa immagine, presto capirete il perché. Fondamentalmente questo tool è composto da tre ruote: una ruota per le ombre, una ruota per le luci e una ruota per i mezzi toni, fondamentalmente ombre, mezzi toni e alte luci. Queste ruote a loro volta sono composte fondamentalmente dalle altre sotto impostazioni, perché qui in alto potrete andare a lavorare su una singola ruota per volta oppure avere una panoramica completa di tutte e tre le ruote da questo pannello. Sostanzialmente è equivalente lavorare da una parte piuttosto che l'altra. Indubbiamente sulla singola ruota potete fare un lavoro molto più minuzioso e al dettaglio. Il mio consiglio è di utilizzare questo pannello individuale per ciascuna ruota. Ciascuna ruota a sua volta ha tutta una serie di voci di impostazioni che noi possiamo utilizzare. Prima di andare effettivamente a vedere come lavorano, vorrei spiegarvi cosa vanno a fare effettivamente. Tonalità non è altro che il valore impostato da questo pulsante sulla ruota che noi possiamo andare a muovere col trackpad o con il mouse e vi indica effettivamente la tonalità di colore. La saturazione è la quantità di colore che noi vogliamo andare ad applicare, mentre la luminanza non è altro che la luminosità effettivamente del colore e di conseguenza di tutte quelle zone che saranno interessate da quel colore. Queste sono le principali tre voci che noi andiamo a muovere all'interno di ciascuna di queste ruote e a sua volta sono prese due sottovoci che vedremo in un secondo momento una volta applicate, perché è molto più facile da comprendere. Di conseguenza, partendo dalle ombre, ad esempio andando a selezionare un colore a nostro piacimento che non è importante, come potete andare a vedere le zone che verranno affette fondamentalmente da questa scelta appunto di tonalità sono soltanto le zone in ombra e di conseguenza in questo caso all'interno di questo nostro gradiente le zone a sinistra. La parte più a sinistra, che è nero totale, rimarrà nera. Semplicemente tutte quelle zone che sono tra i mezzi toni, quindi nel punto di passaggio tra ombre e luci e il nero, verranno affette appunto da questa variazione di colore. Qui posso andare a spiegarvi effettivamente cosa sono questi altri due slider. Il slider bilanciamento, che è sicuramente lo slider più interessante dei due, è lo slider che vi dà la possibilità di scegliere effettivamente quanto questa nostra tonalità va a bilanciarsi verso o le ombre o le luci. Di conseguenza, se noi vogliamo un bilanciamento totale verso appunto le zone di ombra, comunque le zone nere della nostra foto, andremo a portare questo slider verso destra e, come potete notare, portandolo al massimo praticamente si fa sparire, ok, questo range di tonalità che abbiamo applicato sul nostro scatto, mentre portandolo verso sinistra si va verso le alte luci, di conseguenza andando tra virgolette a contaminare, diciamo così, anche quelle altre parti di range tonali, mentre il metodo fusione non fa altro che andare a mixare, diciamo così, i vari valori che noi andiamo ad impostare. In questo caso, essendo bianco, si nota molto poco quanto va a lavorare effettivamente in fase di mixaggio. Sostanzialmente si tratta semplicemente di rendere, tra virgolette, meno netta questa divisione. Di conseguenza, andando poi alle luci, mettendo un colore complementare, quindi magari un arancione, come potete vedere il risultato è analogo ma spostato sulle alte luci, quindi in questa zona avremo il nostro arancione, mentre nella zona totalmente bianca resterà semplicemente il nostro bianco perfetto. Qui possiamo andare a vedere effettivamente bene come lavora il bilanciamento, perché ad esempio portandolo sempre appunto verso .
Qui appunto possiamo vedere quello che vi dicevo poco fa, ovvero come lavora il bilanciamento, perché portandolo verso destra andremo a portare questi gradienti verso le ombre, mentre verso sinistra verso le luci, di conseguenza determinando quale delle due ruote è più pesante tra virgolette nell'economia appunto di questo color grading. Ci tengo a precisare che questi due slider, fusione e bilanciamento, sono universali, ovvero andando da ruota a ruota non cambiano, sono due slider per tutte e tre le ruote appunto che decidono quanto sono controbilanciate nella loro applicazione, mentre per quanto riguarda fusione, come potete notare, va a mixare i due colori, di conseguenza in questo caso ad esempio nell'area centrale, avendo scelto arancione e un colore tendente all'azzurro, si va a creare una colorazione verde. Io tendenzialmente fusione tendo a non utilizzarlo mai, perché va a creare appunto dei colori nuovi, insomma non mi dà una gran sensazione di controllo, andando di conseguenza invece poi ad applicare anche i mezzi toni, come potete vedere va a lavorare solo ed esclusivamente nella zona centrale. Di conseguenza da questo gradiente voi potete capire perfettamente come va a lavorare il color grading. Fondamentalmente non va a creare dei colori nuovi, perché ad esempio se io adesso vado nel pannello TSL e vado a selezionare ad esempio il mio blu o l'arancione, non va fondamentalmente ad influire su nulla, perché come potete vedere io sto aumentando la saturazione del blu e non cambia assolutamente niente, perché fondamentalmente il color grading va a lavorare su dei range tonali, non va a lavorare sui colori e di conseguenza non va ad influire minimamente in quelle modifiche, va a lavorare semplicemente in tutte quelle zone di luci, ombre o mezzi toni, andando ad applicare, tra virgolette, per semplificarlo e renderlo più chiaro, una sorta di, diciamo così, patina, possiamo dire, al nostro scatto, e non andando a toccare minimamente appunto i colori esistenti sulla foto. E di conseguenza, una volta spiegato come va ad agire questo color grading, questo pannello, come possiamo andare ad applicarlo all'interno dei nostri scatti? Fondamentalmente quello che noi possiamo andare a fare, ad esempio, è rafforzare i colori già presenti all'interno di uno scatto. Prendiamo questa foto che è scattata alla Golden Hour, di conseguenza con colori molto caldi, e abbiamo una forte presenza di giallo e arancione. Quello che possiamo andare a fare, ad esempio, nelle zone di luce è andare a rendere più forte ed intensificare il sole, fondamentalmente dando appunto un effetto più caldo, come state vedendo in questo caso. Ora io in questo caso lo slider l'ho esagerato, quindi quello che posso fare ad esempio è dare una saturazione leggermente più bassa e a mia volta con la luminanza, quindi con questo slider qui sotto a ciascuna ruota, lavorando nel pannello quello globale, posso andare comunque a rendere la foto più luminosa, quindi tutte le parti di luce più luminose, per non avere quell'effetto di cielo piatto ad esempio quando si vanno ad abbassare le luci. Ma in questo caso abbiamo anche delle forti zone d'ombra, banalmente tutta la parte sinistra dello scatto è in ombra, di conseguenza andando a lavorare con questo slider, come state vedendo, io vado ad influire pesantemente sulle zone d'ombra e posso di conseguenza andare a fare questa applicazione. Andando a fare questa cosa, io quello che posso fare, come state vedendo, è rendere queste zone appunto con questa tonalità blu un pochino più fredda per dare maggiore contrasto, e questa mossa è una mossa molto intelligente quando avete un colore estremamente dominante all'interno della foto, come in questo caso. Nella foto di partenza ci sono colori caldi, colori gialli e arancioni, di conseguenza andare a valorizzare i colori già presenti attraverso la ruota delle luci, per questo caso, e controbilanciandole con un colore complementare, come in questo caso il blu, nelle zone d'ombra, darà maggior risalto al colore preponderante dello scatto. E questa cosa, secondo me, è l'applicazione più interessante e più intelligente per quanto riguarda queste ruote. E per ricollegarmi a quello che dicevo prima, appunto, degli slider di bilanciamento e fusione, io quello che posso andare a fare, ad esempio, è con lo slider fusione farvi vedere come va a sbilanciarsi dalla tonalità delle ombre alla tonalità delle alte luci, portandola a sinistra o a destra. Ovviamente portandola agli estremi, quando si va a lavorare effettivamente su uno scatto, il risultato finale è un risultato abbastanza pacchiano, non è bellissimo da vedere. Io tendenzialmente lo lascio sempre a metà, in modo tale che poi vado a lavorare di fino sulle singole ruote. Però per quanto riguarda il bilanciamento, ad esempio in questo caso voglio che le luci siano sicuramente più forti rispetto alle ombre, posso andare a controbilanciare usando lo slider bilanciamento, come ad esempio in questo caso. E
Questa tecnica fondamentalmente è una tecnica che viene usata in maniera identica esattamente in video. Tutti i programmi di editing video che permettono di fare color grading hanno queste ruote che Lightroom ha preso di sana pianta e le ha riportate effettivamente appunto qui nel programma. È molto utile, è molto interessante perché vi dà la possibilità di dare un boost ai vostri scatti e ovviamente non è sostituibile al pannello TSL. Di conseguenza il pannello di color grading va utilizzato nell'atto finale del processo di post-produzione. Prima dovete fare tutte le modifiche a livello di colori, impostazioni di luce, eccetera, eccetera, che preferite all'interno del vostro scatto e infine andare a fare la color grading. Diciamo che per me l'applicazione migliore di tutte è andare a valorizzare i colori già esistenti. Io quello che potrei fare per farvi capire quello che dico semplicemente è andare ad invertire queste due ruote. Di conseguenza le ombre portarle su toni caldi, mentre le luci su toni freddi, per farvi capire effettivamente il risultato. Come potete vedere il risultato è pessimo, perché fondamentalmente è andato a uccidere fondamentalmente un colore esistente portandolo sul suo colore complementare e di conseguenza all'opposto di quello che abbiamo e di conseguenza avendo così poi un risultato secondo me poco piacevole da vedere. Per me questa ruota è molto interessante da utilizzare nel momento in cui si vuole appunto valorizzare e non creare da zero. Quando vedo che viene utilizzata per dare una personalità degli scatti che non ce l'hanno già in partenza perché sono fatti in condizioni di luce che non sono chissà che cosa, secondo me il risultato è abbastanza finto e non mi fa impazzire. Come potete vedere la foto iniziale senza appunto questo boost della color grading era questa e subito dopo quello che ho potuto fare è farla effettivamente arrivare ad una situazione sicuramente più interessante. Ragazzi, questo è come funziona il pannello di color grading. Come potete vedere è molto molto semplice e probabilmente nella parte iniziale in cui ve l'ho mostrato con il gradiente vi fa capire quali sono le zone in cui va a lavorare. Non lavora sui colori ma lavora sui range tonali. E questa è la nozione più importante da sapere. Non aspettatevi di cambiare colori con questa ruota perché non succederà, perché non va a lavorare in questo modo. Per quello esiste il pannello TSL, che è un pannello ad hoc. Detto questo ragazzi, io spero che questo video possa esservi stato d'aiuto e spero che questo video vi aiuti a migliorare i vostri scatti. Taggatemi nelle foto come sempre per sapere effettivamente se i miei video sono utili e vi aiutano a migliorare anche il vostro editing. Detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace e noi ci vediamo ogni giovedì qui sul canale con un nuovo video.